Il treno Intercity 1545 di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale e diretto a Lecce delle ore 18:34, è in arrivo e in ritardo al binario 3. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Bari Centrale, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi. Posso? Certo. Grazie. Buonasera, è libero? Buonasera. Sì, sì. Prego. Grazie. Prego. Si è fatto male? Per bacco se mi sono fatto male. E poteva anche andare peggio. Come ha fatto? È stato lì il sacchiapone. Ah. Mi scusi, non ho capito bene. E chi è stato? Un maestro di sacchiapone, ho infilato la mano dentro e ta-ta! Il sacchiapone? Americano. Americano? Sì. Dico, loro conoscono, vero? Sì, sì. Chi è che non conosce i sacchiaponi, poi? Poi a una certa età diventano pericolosi. Brava, brava, sì, sì. I sacchiaponi sono quegli animaletti un po', Lì. Il suo, ad esempio, no? Che età? Ma è l'età media del sacchiapone americano. Ah, vede, certo. Chissà quanto mangia, Questo qui, tantissimo. Carne, sa che il sacchiapone americano mangia la carne, è carnivoro, lo sanno tutti, sì. Sacchiapone americano. No, questo qui veramente è vegetariano. Mangia verdura, patate, carote, sedano. Ma va là? Ma veramente? Sì, 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 la carne quando la mia la mette avanti, ah, come fa? Tata, la scarpa. Ma veramente sta dicendo lei? Ma oh, sì, sì. Io avevo un mio amico aveva un sacchiapone e quello l'aveva preso, no, no, non dall'Africa, dall'Asia. E quello era carnivoro, pensi un po'. Bravo, meglio. Bravo, asiatico, asiatico. Ah, questo americano. Lo vede? Quell'asiatico è appunto carnivoro, quello americano è vegetariano, lo sanno tutti. Via. Io li conosco i sacchiaponi. Pensa che io non li conosco, io li conosco benissimo, signor Furbetti, non è che ora lei viene qui, Senta, il suo sacchiapone in casa lo tiene libero o chiuso in gabbia? No, no, sono qui, libero! Libero, signore, il sacchiapone americano l'ha lasciato libero, lo sanno tutti! Quello l'ha lasciato libero, quell'asiatico no! Quell'asiatico no, perché quell'asiatico è pericoloso, quell'asiatico! Perché lui si mette, quando si mette lì con quelle... Quell'asiatico, ad esempio, il mio amico lo teneva nel canile! Che canile? Lui pensava che era canile, ma non era canile. Lo teneva nella cuccia, no? La cuccia. Nella gabbia, la teneva nella gabbia. Sotto l'albero, sotto nella vasca. No, nella ora che ricordo lo teneva nella vasca, a secco, senza acqua, lo teneva lì, senza. Lo teneva, no? Guardi, io non mi dica nulla, io il sacchiapone non lo posso vedere, non lo sopporto proprio, è più forte di me. E anche perché nella gabbia non lo puoi mettere, nella vasca non lo puoi mettere, sotto l'albero non lo puoi mettere. Oh! Io ho sempre diffidato dei sacchiaponi. Fatto bene. Perché mi danno quel senso di. Sì, sì. Anche a lei. Di
disagio, perché poi il sarchiapone mi è mica un animale domestico, signora, mi è mica un gatto, no? Mica un cane. Il sarchiapone quando si mette lì con quelle zampine lì che... Zampine? No, che zampine, quando si mette lì con quelle pinne, che non sono pinne, perché sono un imbecille, può pensare che sono pinne. No, dillo, quando si mette lì con quelle ali... Le ali onesti, i sarchiaponi sono le ali onesti, non mai mettersi contro i sarchiaponi. No, dillo, quando si mette lì con quella bocca quel becco che non ha becco, perché non è neanche il becco. No, dico, quando si mette lì con la lingua, no? Le fauci, no? Che fa la trachea. No, guarda, come dire, il sarchiapone non lo posso vedere, è più forte di me, non lo sopporto. Perché è insopportabile il sarchiapone, io non lo sopporto. Oh. Pensi un po', io un po' di anni fa volevo mettere su un allevamento di sarchiaponi. Volevo farne una pelliccia. Una pelliccia, signora! La pelliccia! Signora, con il sarchiapone ci fa la pelliccia! No, si può fare? No. Volevo, ma non l'ho più fatto. Perché col sarchiapone mica si fa la pelliccia. Col sarchiapone al massimo che ci può fare? Allora ci fa una cinghia, un borsellino. Una cinghia? No, col cinghiale ci fai la cinghia e col borsale ci fai il borsellino, no? Col sarchiapone che ci puoi fare? Col sarchiapone al massimo sei una bestia di razza, poi col tempo acquista valore, no? Chissà che bell'esemplare. Oh, questo qui è purissimo. È purissimo. Sì. Sai che io so distinguere i sarchiaponi purissimi da quelli non purissimi. Io ero rappresentante di sarchiaponi, io li conosco benissimo i sarchiaponi, non è che io li conosco, signor Furbetto, non è che ora viene lei qui e mi fa la lezione sul sarchiaponi, io li conosco benissimo, non è che Da cosa ha capito che non è puro? Da cosa l'ho capito? L'ho capito dal colore, no? Perché poi quanti colori può avere un sarchiapone? Un colore, no? Cioè, un colore, lei lo sa benissimo. Che colore? Quel giallo. Giallo? No, giallo sapevo che non era giallo, perché poteva mai essere giallo. No, intendo quel rossiccio, no? Viola, tende al grigio, celeste, perché poi gli è caduto un barattolo di vernice in testa ed è morto, perché lei sa benissimo che i sarchiaponi prima o poi muoiono. Lei lo sa questo, sì? Lo sa. Sa che anche il suo prima o poi... Morirà. Che cosa è morto? Di un colpo, perché non si faceva i fatti suoi, signora. Pensa un po'. A che età? È morto. Morto di morte naturale, perché poi quanto può vivere un sarchiapone, no? E quanto lei lo sa, no? Quanto può vivere? Più o meno. All'incirca. Al massimo. Cal. E lo dica, non vedere sto scopando il sacco. Lo dica, quanto può vivere un sarchiapone? Quanto può vivere? Vado ai 15 e 16 anni. Oh, quello che volevo dire io. Il mio 16 e mezzo per indennità proroga vernice. Senta, è possibile vedere il suo? Ma si capisce, glielo faccio vedere. Io volevo vederlo, perché li conosco. Io mi alzavo la mattina e mi trovo tutti i sarchiaponi attorno, per carità. Però voglio vedere la differenza tra quello asiatico e quello americano. Ve lo faccio vedere. Beh, lo faccio vedere subito. Però le mani dietro, le mani fasciate, mi raccomando, perché se no fa come con i bambini e come prima. Ta-ta! Ah sì, è vero. Allora faccio vedere sulla testa. No, se no poi salta fuori e... No, vabbè, non fare. Buonasera, io sono arrivata. Come è arrivata? Il treno è ancora in corsa, dove va? Abito tra due stazioni, scendo in corsa. Quella è una pazza, glielo dico io, non conosco neanche i sarchiaponi. C'è gente d'Italia che parla di sarchiaponi. Io li conosco i sarchiaponi, lei si tende il suo, com'è? No, voglio vedere nulla, come se avesse accettato tanti sarchiaponi in famiglia, non voglio vedere nulla. Io non voglio vedere nulla, che no, se i pitoni, i sarchiaponi non ci vanno nei marroni, non si cerca la legge. Signora, i sarchiaponi, signora! Eccolo qua, il sarchiaponi! Eccolo qua! Ma vedo, lo vedo, questo è il sarchiapone! Il sarchiapone dov'è? Ma
è questo, il sacchiapone non esiste, è una mia invenzione, lo capisci? Ma sì, così io mi fico nei vagoni, la gente si prende paura, se ne va, io mi straio e... Schlaffen, dormire, come dico, dormo. Quindi non esiste il sacchiapone? No, non esiste, non esiste, non esiste, non esiste. Ma che non esiste affatto, è una mia...